Amici di Samo, questo pomeriggio ospite della nostra redazione la regina della ginnastica artistica italiana, Vanessa Ferrari. Ciao Vanessa, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Allora, come hai cominciato a fare ginnastica artistica? Ho iniziato a fare ginnastica artistica quando avevo quasi 7 anni perché vidi una ginnastica in televisione alla Trave. Non ricordo né la ginnasta né che gara fosse, però chiesi a mia mamma di portarmi a fare quello sport e così iniziai un po' anche per gioco, poi pian piano le cose si fecero più serie. Tu hai vinto tantissimo, a quale medaglia sei legata di più? Beh, sicuramente la medaglia più importante di cui comunque ho avuto più soddisfazione così è stata il mondiale che ho vinto perché chiaramente è quella più importante, però sono molto legata anche a dopo aver subito tanti infortuni così e ritornare e quindi vincere l'oro anche agli europei di Sofia nel 2014, un po' perché comunque era una riconferma di tutto quello che ho fatto e vincere ancora dopo tanti anni che ero lì, per me è stato molto emozionante perché comunque ora riesco a godermi di più le medaglie che vinco, mentre allora ero più piccola e quindi era più difficile. In più a Sofia, in Bulgaria, mia mamma è bulgara, è stato come vincerla quasi in casa. Ho capito. Una curiosità, ma è vero che agli inizi ti allenavi in una palestra che non aveva una pedana del corpo libero non completa? Sì, avevamo solo le strisce facilitanti, ma il quadrato non l'avevamo, non c'era la rincorsa per fare il volteggio e quindi inizialmente mi allenavo lì, ma poi quando ho iniziato a crescere così, quella palestra non bastava, quindi dovevo sempre trasferirmi per allenarmi o a Milano o a Trieste, andavo un po' in giro per l'Italia perché stare a Brescia voleva dire non riuscire a allenarsi a pieno e quindi quel periodo è stato molto complicato. Poi quando è arrivata invece la palestra, ora le cose sono diverse anche per le bambine perché comunque già iniziano con una palestra bellissima e che in teoria è ancora quella provvisoria, neanche quella definitiva, quindi è già stupenda questa. Diciamo che nel corso della tua carriera hai avuto anche diversi infortuni. Come sei riuscita a superare quei brutti momenti? Beh, sicuramente nella carriera di qualsiasi sportivo credo che gli infortuni ci siano. Chiaramente la ginnastica è uno sport molto logorante e comunque anche col passare anche del tempo così crescendo si fa anche più fatica e le articolazioni si usurano di più, diciamo. Quindi credo che sia abbastanza normale farsi male. Chiaramente cerca di preservarsi il più possibile, facendo sia le terapie che saltando in determinate condizioni in allenamento e poi quando si arriva in gara bisogna saltare su pedane più dure, bisogna essere perfettamente, cioè in forma e pronti per poterle fare lì per evitare infortuni gravi. Poi se sono infortuni come sono stati i miei tendini, diciamo un po' di genetica, perché comunque sia io comunque tendo ad avere problemi poi tendini così, lì purtroppo non ci si può fare niente perché il lavoro bisogna farlo per forza e quindi è così. Pensi un giorno di fare l'allenatrice? Ma diciamo che dopo io ho già iniziato un po' ad allenare così e ora è un periodo che io mi sto riprendendo pian piano, però sto anche allenando le ragazzine. Ho iniziato prima con quelle un po' più piccoline e adesso anche quelle un po' più grandi alla Trave. Voglio congedarti con un'ultima domanda. Secondo te, campione si nasce o si diventa? Allora, diciamo che boh, il talento ci può essere, però devi allenarlo. Servirebbe un mix di tutte le cose. Non nasce un campione se poi non fai di tutto per diventarlo. Senz'altro. Vanessa, noi ti ringraziamo per la tua gentilissima disponibilità, ti auguriamo tantissimi altri successi e a presto a risentirci, ok? Grazie, grazie tanto. Ciao ciao. Ciao.